Va ora in onda Ritmi Urbani, la TV alla radio. Ritmi Urbani, notiziario di informazione culturale. Un programma ideato e condotto da Dario Andreano, con la speciale partecipazione di Monica Sarnelli. Inviati da Salto, Ciro e Francesca Andreano. Bentornati, bentrovati amici che seguite dalle frequenze di Radio Amore Campania, ma anche amici che ci seguite da Facebook, dai social, e amici che state guardando invece questa puntata attraverso YouTube. Siete sempre i benvenuti tutti quanti. Sono Dario Andreano per Ritmi Urbani alla radio, dagli studi di Napoli di Radio Amore Campania, per accogliere un amico, un artista che da tanti anni fa tante cose belle. Ve lo svelo immediatamente, è qui con noi Marco Gesualdi. Benvenuto Marco. Buonasera Dario e buonasera a tutti. Come stai innanzitutto? Bene, tutto bene. Sono molto felice di essere qui. Sono sempre stato un grande fan di Ritmi Urbani. Mi è sempre piaciuto seguirla sin dagli anni Ottanta, per cui mi fa molto piacere che avete ripreso questa bellissima avventura e che mi avete invitato. Grazie. Allora, tu sei uno di quelli degli anni Ottanta, perché hai cominciato prestissimo questo tuo lavoro in musica, insomma, nell'arte. E sei anche, voglio dire, appartieni a quel cosiddetto filone della New Wave, che qualcuno ribattezzò Vesu Wave, no? Insomma, ricollegando. No, Vesu Wave l'ha inventata Dino Luglio. O meglio, c'è una disputa in atto tra Dino Duilio e Federico Magalebbe. Dino dice che è stato lui Federico Giulio. Noi siamo contenti, io sono contento che è stata inventata poi uno l'altro. Comunque è quello il periodo. E allora, collegandoci a quegli anni, insomma, noi poi con Ritmi Urbani siamo partiti un po' dopo, siamo partiti nei primi anni 90, insomma, quindi sei partito prima tu con la musica e poi noi. In realtà Ritmi Urbani è stata una sorta di necessità, proprio perché si faceva musica dagli anni 80, insomma, e come sai anch'io l'ho vissuta intensamente in vari luoghi, e a quel punto mi venne l'idea, insomma, di avviare questo programma, che poi è durato 20 anni in televisione, fino al 2012 per l'esattezza. E poi adesso, a distanza di qualche anno, abbiamo deciso di riprendere il format, ma insomma di trasformarlo in qualcosa di diverso tra la radio, il web, insomma, eccetera. E ci piace questa nuova formula, devo dirti la verità. Marco, io a questo punto il passaggio all'indietro però lo faccio. E mi riporto a la famosa trasmissione Doc di Rai 2, dove dal vivo i 666 suonarono un brano intitolato Pezzi. Ce lo ascoltiamo, ce lo guardiamo? Beh, certamente, dai, è un bellissimo ricordo, dai. Era il 1988, 666, il brano è Pezzi, Ritmi Urbani alla radio. A tra poco con Marco Gesualdi. Benissimo, noi ve li presentiamo in anteprima qui alla Rai, Rai 2, Doc, musica e altro, eccetera, eccetera. 666, Pezzi! Vai. Pezzi di un uomo che sta a pezzi, insieme a me senza via. Io sono un uomo in cerca di un'identità, sto scivolato dalla storia e mo mi trovo qua. Questo respiro mi porterà di più, non sono nato per soffrire, mi trovo nel calore. Nella sua staticità sembra felice e poi si proie e manco sa che la gatta fa. Ancora nuova, troppo vecchia per tornare.
l'uomo che testa un cappello, un altro dipinge un pennello, poi smette e diventa un animale, una specie protetta dal mondo mondiale per la sacra protezione del mondo naturale. Ma poi ti avvicini e vedi che è un maiale, di quelli allevati in una grande euforia di fare più soldi per poi dare il nome ad una via. Marco, eri un po' più ragazzo, indubbiamente. Sì, e visto che entusiasmo, ci hai fatto caso, alla formazione c'era anche un giovanissimo Maurizio Capone, oltre a Massimo Curcio alla voce, Vittorio Nicoletti al basso e Gennaro Garretta alla batteria. Fummo ospiti di questa trasmissione per ben 3 giorni e andammo in onda mattina e pomeriggio, se ben ricordi questo è il format. E fu una trasmissione per noi, fu una cosa bellissima. Uno, perché suonare dal vivo in TV a 20 anni o poco più è una cosa forte che ti tempra e ti fa crescere molto. Ma proprio soprattutto nella nostra trasmissione c'era, siccome c'erano vari ospiti musicali, c'era Chet Baker, al quale noi abbiamo stretto la mano e facemmo amicizia con il suo flautista, che all'epoca era un musicista italiano, se non sbaglio, Nicola Stilo, che ci faceva da interprete. E fu una cosa bellissima, perché tra generi diversi noi comunicavamo anche se facevamo cose diverse, insomma, però c'era una sensibilità umana che ci faceva stare insieme ed è stata una bellissima esperienza. Vabbè, la musica, lo sappiamo perfettamente, abbatte tutti gli schemi e tutte le barriere, insomma, veramente un linguaggio universale. Sì, sì, fu una bellissima esperienza. Noi stiamo 3 giorni e suonammo, per ogni giorno facciamo 2 pezzi, quindi facemmo 6-7 pezzi, se non sbaglio, ma fu una bellissima cosa. E poi la sera eravamo nei locali a Roma a suonare, quindi facciamo questa cosa totale. Vabbè, quando c'era un sacco di energia, un sacco di voglia. Insomma, ripensarci oggi con tutte le restrizioni che abbiamo, insomma, assume un significato ancora maggiore, no? Ovviamente, insomma, il senso di libertà che c'era in quegli anni, la gioventù, insomma, e tante altre belle cose. Eh sì, è stato molto bello. Il senso di libertà c'era fino all'anno scorso di questi tempi, non dimentichiamocelo. Marco, io mi ricollego sempre a quel periodo, perché sì, in quel periodo è iniziata anche una importantissima esperienza di vita, una grande collaborazione artistica, perché avete avuto modo di conoscere e di frequentare il grandissimo Pino Daniele. Sì, Doc è venuto un po' dopo, l'anno dopo, ma noi siamo stati negli 3 anni antecedenti all'88, abbiamo frequentato lo studio di Pino e questa frequentazione è nata dalla nostra partecipazione a Blues Metropolitano. Io e Maurizio c'era un ruolo come attore e noi abbiamo fatto il gruppo nel concerto e siamo stati quindi compartecipi della colonna sonora. È stata una bellissima esperienza. Con Pino si era creata un'amicizia, diciamo alchimia in studio, dove noi abbiamo prodotto anche dei brani. Ed è stato molto
formativo quel periodo, perché Pino ci ha insegnato, o meglio, ci ha indicato il mestiere del musicista. Io mi ricordo che quando mi svegliavo presto, noi dormivamo nell'appartamento di sopra che c'era a Forno, cioè l'appartamento dei musicisti, e poi sotto c'era lo studio. E andavo in studio giù, spesso lo vedevo presto la mattina che studiavo. E mi è capitato più di una volta di imbracciare una chitarra o uno strumento particolare e di suonare insieme a lui. Guarda, è un'esperienza a livello formativo veramente enorme. Io tuttora mi porto dietro i suoi insegnamenti. Te li potrei anche elencare, bah, per dirti. E visto insomma che parliamo del senso delle cose, Sì. insomma di qualcosa che ti ha trasmesso Pino Daniele, c'è proprio appunto un brano che è del tuo album, dall'album Lottatore del 2001, edito dalla Polo Sud, e il brano è proprio Il senso delle cose. Ce lo sentiamo, Marco Gesualdi, Il senso delle cose. A tra poco. Volevo dire ascoltami, volevo dire con i di parole, volevo dire cosa mia, volevo dire dai, volevo dire poesia, volevo dire fiori del mio orto, angeli e follie. Io sono nato anarchico, seguo il sentiero di un consiglio, un fantastico. Vive qui con me e fa sentire i brividi, senza la paura di scoprire i propri limiti. Volevo dire che mi basta poco, volevo dire forse solo un gioco, volevo dire che non ho parole, dire che sei qui con me, volevo dire voglio stare bene, volevo dire forse mi conviene, volevo dire il senso delle cose, porta qui vicino. Centralità che spinge verso un senso che se non ci sta, volevo dire cose che col tempo mi chiarissero un inganno, volevo dire forse mi sta bene, rimanga pure così, volevo una mano senza catene, volevo dire forse mi conviene, volevo dire il senso delle cose porta qui vicino. Basta poco, volevo dire forse solo un gioco, volevo dire che non ho parole a dire che sei qui con me, volevo dire voglio stare bene, volevo dire forse mi conviene, volevo dire il senso delle cose, volevo dire sì, volevo dire cose che col tempo mi chiarissero un inganno, volevo dire forse mi sta bene, rimanga pure così, volevo una mano senza catene. Volevo dire forse mi conviene, volevo dire il senso delle cose, porta qui vicino, sì. Bella, bella, bella. Marco, perché Lottatore, il titolo dell'album? Guarda, Lottatore era una dedica criptata, diciamo così, a Adriano, lotta continua praticamente. Lui, ma non pertanto per un credo politico, ma in quanto lui aveva
rinunciato alla grazia. E questo suo rinunciare alla grazia, questa sua dignità mi aveva colpito in quegli anni. Per cui decisi di dedicare questo testo di questa canzone, Lottatore, a lui, una persona che aveva deciso di rimanere in prigione per dignità, non chiedendo la grazia perché la verità sul suo processo non era stata in qualche modo svelata. E quindi immaginavo questa persona che stava dentro e si immaginava il di fuori, con tutti gli ideali che il mondo esterno gli offriva, gli ideali del consumo, insomma, tutto sommato, che lui nettamente rifiutava. Quindi è un titolo un po' criptico legato a quegli anni, è un pensiero particolare. Insomma, questa tua dedica, invece un altro brano che ci permette di fare un salto in avanti importante perché siamo nel 2015, Sì. l'album è Open Heart, Sì. Open Heart, giusto? Open Heart, la pronuncia Operato, esatta. sì. Open Operato, cuore aperto. Heart. Cuore aperto. Il brano è Felicità con una speciale partecipazione di Ivana Muscoso, Sì, cantante pianista. Ivana Muscoso è stato un bellissimo incontro e abbiamo suonato, lei ha cantato questo brano, Felicità, di cui è anche coautrice del testo in brasiliano, in portoghese, e ha suonato il piano in tutto l'album. E abbiamo suonato per un paio di anni insieme, poi lei ha intrapreso altre strade. Una grandissima musicista, di conservo un bellissimo ricordo. E il brano è un brano stile sudamericano, insomma, che trapela tutto il mio amore per la musica brasiliana, per Caetano Veloso, per Jobim, che poi negli anni, insomma, i gusti si sono evoluti. Io sono venuto fuori con il rock. Però poi dopo, man mano, ho ampliato la mia visione musicale anche ad altri linguaggi e questa cosa mi ha stimolato molto, insomma, anche verso il jazz, verso l'apertura delle armonie e quindi la musica, appunto, la musica brasiliana e questi linguaggi qua. E Felicità è proprio un brano che ti racconta questo tipo di sensazioni. E ora ce lo godiamo, c'è anche il video di Felicità. Siamo sempre con Marco Gesualdi. A tra poco. Ascoltiamo e guardiamo Felicità, Ritmi Urbani alla radio. Amor, la felicidad, la felicidad.
será vinho do amor cansado mar felicidade vinho do amor. Indubbiamente sei diventato un musicista proprio a 360 gradi, spazi molto, sei molto trasversale, ci piace insomma l'anima delle tue origini, quella più rock, ma ci piace anche molto questa un po' più intimista, questa un po' più discreta, raffinata. E c'è un altro brano, sempre dello stesso album, che mi ha colpito, Mambo Vai. Perché questo titolo? Ma Mambo Vai è praticamente un gioco di parole, quindi è anche abbastanza intuibile. Il brano, e se tu vedi il video, ci sta praticamente anche, che preso da vari spezzoni di film, un video che mi ha realizzato un regista napoletano, si chiama Ciro Fiengo, e sono vari spezzoni di film famosi. C'è anche quello famoso in cui Sofia Loren balla il mambo, e l'abbiamo messo a tempo. Con Vittorio De Sica. Con Vittorio De Sica, esatto. Quindi il pezzo è, diciamo, è un samba lento, con delle venature calypso, diciamo così, per cui ho fuori questo brano, io l'ho chiamato così, ma per gioco. Un brano strumentale, molto allegro, e quando facciamo dal vivo ci divertiamo molto. Abbiamo anche il video di questo brano? Sì, certamente, sì. E allora ce lo ascoltiamo e ce lo guardiamo, Marco Gesualdi, Mambo Vai. Si può anche ballare mentre si ascolta questo brano? Certo, sì.
E insomma, hai portato una bella atmosfera, in questo caso gioiosa, molto goliardica, ci fa pensare effettivamente a Vittorio De Sica che un po' imbranato ballava vicino a Sofia Loren, insomma, deve essere un'emozione ballare vicino a Sofia Loren, specialmente la Sofia ovviamente, anni. Ma Marco, tra l'altro tu stai facendo anche un'attività nella didattica da qualche anno, porti avanti un progetto interessante. Sì, io ho aperto una scuola di musica al centro, a Via Foria, che si chiama Centro Musica Yellow Submarine. E ormai sono più di 15 anni che ho aperto questa scuola e che c'è una scuola con annesso studio di registrazione, con la quale facciamo un'attività didattica ad ampio raggio e facciamo anche, per quel che possiamo, un'attività sociale sul luogo, spesso anche a titolo gratuito con delle persone che non possono, diciamo così. E questa cosa mi aiuta molto, principalmente perché la didattica ti fa crescere come musicista, ti dà un rapporto reale con i giovani e conosco tanta musica nuova e bellissima che mi porta, e poi insomma si crea un polo di aggregazione dove vengono anche altri musicisti, c'è uno scambio reale, c'è lo studio, per cui che condivido con, tra l'altro, il mio fratellone Vittorio Nicoletti Altimari, che era il bassista del 66, per cui praticamente c'è una bella atmosfera, ora un po' più distanziata, però ci sta e ci lavoriamo. Quindi quando voi o quando volete venirci a trovare, Via Foria, Yellow Summary, mi aspettiamo. Assolutamente, cioè incuriosito, insomma, sono convinto che si respirerà un'atmosfera, conoscendo te come persona, per quanto sei appassionato, certamente molto coinvolgente l'atmosfera che stai facendo vivere, insomma, queste persone che affrontano la didattica musicale, e credo che sia formativo da tutti i punti di vista. Insomma, alla fine sappiamo perfettamente quanto la musica può dare, specialmente ai giovani, ma anche non solo ai giovani, insomma, anche alle persone molto a tutti quanti, tutti quanti. La musica è per tutti, per cui bisogna trovare il proprio tempo e il proprio modo di viverla, ma la musica è proprio per tutti. Marco, in epoca più recente arriva l'album con un acronimo, giusto? Acronimo, sarebbe sì. Naples Open World. Esatto. Noi l'abbiamo presentato proprio oggi, 2 anni fa, alla Feltrinelli. In una Feltrinelli stracolma, tra l'altro. E questo, vedete, è un disco che è prodotto da Claudio Poggi per Mare Chiaro, da Marco Iazzetta per Mentalia e coprodotto anche da Raicom. È stata una bella operazione, perché praticamente, che poi purtroppo la promozione e un po' la circuitazione di questo lavoro si è fermata, come si è fermato tutto l'anno scorso. Avevamo in programma un secondo singolo, però non siamo stati capaci di realizzare il video perché lo stavamo per fare e poi siamo fermati. Vabbè. Comunque, l'abbiamo presentato 2 anni fa alla Feltrinelli, e questo era un lavoro che ha visto la partecipazione di oltre 40 musicisti. E quindi è stato bello. Ed è cresciuto un po' per caso, perché non è stato progettato per avere tante persone, tanti ospiti, tanti featuring. Sono un po' per caso, perché è stato così. Qua c'è un pezzo in cui io dedico a Pino, purtroppo non c'è il video, si chiama Pino Song, poi fatto ad ascoltare, in cui c'è per esempio Ernesto Vitolo che suona il piano. E sono ben contento, perché sarà un pezzo in cui io ho omaggiato Pino facendo un brano utilizzando il suo linguaggio, quindi non facendo un brano suo. E poi ci sono, che so, Daniele Sepe, le 4 cantanti che hanno cantato sono Simona Bo, Rossella Rizzaro, Michela Montalto e Silvia Romano, ma anche Guido Russo, ma anche Roberto Giangrande, Nicola De Luca, bello. Trovare, ha fatto un bellissimo lavoro con le percussioni, ma proprio tanti, insomma. Insomma, un bell'album. A Josie Cingotti, Ivo Parlati, mi sto dicendo, capito? Marco, a questo punto lanciamo un brano, almeno uno, ma forse anche due, da questo nuovo album. L'album come si intitola, hai detto? Now, Naples Open World. Disco dedicato a Napoli, e dopo ti dico perché. Ok, allora ci sentiamo Jésus la Mer
con la partecipazione speciale di Simona Bo, bravissima cantante, vista anche con i 99 post, insomma, e altre produzioni sue. E ce l'ascoltiamo. Jesuit la Mer, Marco Gesualdi, featuring Simona Bo. Ritmi urbani alla radio. Je suis la mer, je suis la mer, je suis la mer qui compte mon père et mon frère et ma mère. Je suis la mer, je suis la mer. Bello, bello, mi piace questa tua idea, insomma, di sporcare le cose, di contaminarle, di mischiarle, insomma, di creare comunque l'arte dell'incontro che viene dal fatto di mettere cose insieme, approcci artistici differenti, personalità differenti, insomma, e anche suoni che vai a mischiare. Ma sì, ma se ci fai caso, la sovrapposizione di stili è un po' la caratteristica della cultura napoletana. Per cui nel momento in cui noi, se tu cammini per il centro e vedi i visi dei napoletani, quelli veraci, quelli veri, vedi una sovrapposizione di razze,
Cioè, se tu incontri uno per strada come Maurizio Capone, tu pensi a quello è napoletano. Se poi incontri uno come Simone Abbuma, tu pensi a quello è napoletano. Eppure quelli in qualche modo lo sono. Per cui, alla fine, ho fatto degli esempi divertenti di persone americane. Però noi siamo, e non lo dico io, non vorrei fare del campanilismo, di questa cosa, ma noi siamo sovrapposizioni di tante situazioni passate nel corso di millenni, quando è nato Napoli, per cui la razza del napoletano puro in realtà forse non esiste, perché ci sono i greci, sono i francesi, sono gli spagnoli, sono i cartaginesi, sono gli africani. Per cui anche la musica è questa, la musica world, che dà questa possibilità proprio di sovrapporre cose per provare a fare delle cose, diciamo nuove, dai, ci proviamo. Marco, allora prima di salutarci, insomma, di chiudere questa bella chiacchierata molto piacevole, vorrei di lanciare appunto l'ultimo brano, insomma, ne recuperiamo un altro sempre da Now, che sarà Little Castle, tra un attimo lo lanciamo. Però vorrei capire se stai lavorando a qualcosa, nonostante questo momento di fermo, insomma, se comunque ti frulla qualcosa, se hai dei progetti, se sono Sì, io sto cose che... lavorando un disco nuovo, Dario, la lavorazione è partita proprio durante il lockdown, ho cominciato proprio a marzo, avendo più tempo a disposizione, ho cominciato a casa a fare una preproduzione e ora sto cominciando anche un po' a chiudere i brani, quindi un'idea di un nuovo progetto che tra l'altro è diverso da tutto quello che ho ascoltato tuttora, per cui sarà anche una sorpresa. E speriamo bene, insomma ci sto lavorando, ora capiamo i tempi, perché capire i tempi di questi tempi è una bella sfida. Non è semplice, e allora Esatto. ringraziamo Marco Gesualdi per questa bella chiacchierata, per l'ascolto, insomma, dei brani. Hai recuperato anche cose appunto dal passato e ci fa piacere poter rivedere cose che magari avevamo per un attimo dimenticato, insomma, avevamo resettato dalla nostra te testa, insomma, dai nostri pensieri. Ti abbraccio forte, ti faccio in bocca al lupo anche per la tua attività, insomma, della scuola musicale, che è importante. Grazie Dario, io ti ringrazio e saluto anche Monica e spero di potervi rivedere presto in giro e di poterci incontrare in qualche luogo dove si fa musica. Un saluto a tutti quanti voi da casa, un abbraccio a tutti. Grazie amici di Ritmi Urbani alla radio, grazie amici appunto di Radio Amore Campania, siamo stati bene con Marco Gesualdi, ci salutiamo con il suo brano Little Castle dall'album Now del 2019. Ciao a tutti, alla prossima, stessa rete, stesso orario. Thank you.
Ritmi Urbani alla radio.